dico la stranezza del calcio, no? Vista, insomma, forse nella partita meno convincente del Catanzaro, lei dice sempre sì, che pensano esistono pure gli avversari, oggi più di altre volte, però nella partita meno convincente del Catanzaro lì è forse quella che è la vittoria più larga dei giallorossi. Forse meno convincente, intanto loro sono una squadra molto fisica, un po' li abbiamo sofferti, soprattutto nel giocare, quindi tante situazioni, alcune parate di Furlan sono stati o su tiri da fuori o su situazioni di palla inattiva. Poi loro sono una squadra molto fisica, l'avevo già detto, è anche una buona squadra con dei contenuti tecnici, ma noi non è che abbiamo giocato una brutta partita. È che a volte siamo frenetici perché dopo il doppio vantaggio pensiamo sempre di andare a 1000 all'ora, non a 100 all'ora. Allora lì sciupiamo delle situazioni e poi siamo costretti a fare delle rincorse per recuperare palla. E quindi andava letta diversamente, con una gestione migliore del possesso palla, e tante volte siamo stati frenetici, ma non è che abbiamo fatto una brutta partita. Poi ci sono anche gli avversari, questa è una squadra che ha 5-6 giocatori che l'hanno detto importanti, ma d'altronde hanno vinto anche a Lentini, hanno vinto anche a Viterbo, ed è una squadra molto fisica. Un po' abbiamo sofferto il campo stasera, poi l'uscita anche di Figlio Meni nel gioco aereo, le condizioni non perfette di qualcuno dietro pomeriggio non ci ha fatto essere sempre perentori in questi palloni lunghi che loro giocavano, però anche che siamo stati convincenti, la vittoria è meritata, perché noi alla fine le situazioni le abbiamo create, siamo stati bravi a sbloccare, abbiamo avuto spesso l'iniziativa, tranne quando, come ho detto, vogliamo andare a 1000 all'ora, e allora lì regaliamo situazioni all'avversario gratuite, perché si dovrebbe gestire meglio la palla in alcuni momenti, ma questo fa parte del processo di maturità che dobbiamo compiere. Sì, no, la cosa positiva è che appunto, mentre in altre partite servivano tante azioni, più che tanti tiri per andare a rete, invece oggi fondamentalmente 3 gol, insomma, questo è un provvedimento, insomma, anche in considerazione, come dice giustamente lei, di una squadra avversaria che comunque ha giocato molti a partita su un campo difficile. Ma l'ho detto prima, abbiamo creato i presupposti per fare male, poi a volte siamo frenetici, quindi 3 gol. No? Questa squadra ha all'interno dei giocatori che dal punto di vista balistico, la cosa strana è la prima, io non mi auguro che possano continuare così, dal punto di vista balistico, i giocatori che calciano molto bene, ma tutti quelli che fanno parte del reparto avanzato hanno proprio qualità importanti dal punto di vista del tiro, ma spesso anche per tutti due i piedi. A me non è piaciuto soltanto quello che ho detto, poi lo so che le partite sono equilibrate, cioè la gestione della gara. In alcuni momenti, tanti momenti, siamo stati frenetici, a volte frenetici, a volte superficiali nella gestione della palla. Invece lì l'avversario si fa comodo, la palla non si regala facilmente. Lo ripeto, fa parte del processo di maturazione, del tenere bene il campo, sempre che dobbiamo avere tanti errori gratuiti perché abbiamo forzato la giocata per questa smania di voler essere sempre presenti nei 20 metri, ma a volte non serve, a volte serve un pizzico di lucidità, a volte serve a rallentare il gioco. Poi loro, che lo ripeto, sono una buona squadra, ci davano sempre grande spazio sulle fasce, e lì dovevamo, non è che non siamo andati, soltanto che abbiamo sciupato un po' troppo, sempre per questa frenesia di voler andare a chiudere le azioni, quando non l'abbiamo fatto, come nell'episodio del terzo gol, dove siamo stati più lineati, perché ce ne sono state tante situazioni così. Quando non l'abbiamo fatto, siamo stati un po' più lucidi, un po' più sereni, con dei tempi di gioco più lucidi, siamo andati in porto, lo potevamo fare tantissime volte e avremmo anche regalato un po' meno palloni in quelle circostanze, avremmo fatto meno rincorse, perché poi le rincorse le abbiamo fatte con grande aggressività, brutti, spietati, determinati, circondando il portatore e occupando bene gli spazi delle coperture. In questo la squadra non mi è piaciuta, però ci sta anche l'avversario, lo ripeto, ha una grande fisicità. Poi su queste palle inattive sono molto pericolosi, e poi buttavano questa palla lunga su Gondò, che ha sempre preso posizione, ha tenuto sempre viva l'azione, l'ha sempre difesa bene, non siamo riusciti a impattarlo, ma insomma che possiamo pensare di giocare da soli, lo ripeto, io ho già detto, guardate che questa è una buona squadra, io poi vedo i DVD e se permettete mi rendo subito conto del valore che hanno, quindi perché
perché poi insomma un po' di esperienza ce l'ho, questa è una buona squadra. Mister Francesco Pazzo, questa è Catanzaro.net. C'è l'impressione, qualcuno da parte mia, che il Catanzaro dalla gara con Catania abbia acquisito qualcosa in più in termini di cinismo. Probabilmente in altre partite, come è già accaduto, la grande mole di gioco non era poi coincisa con i gol. Oggi Catanzaro davvero grande cinismo sotto porta, pressione di tre gol. Un momento no, anche però per quanto riguarda gli infortuni, diceva giustamente lei, io meno è uscito, insomma la difesa a questo punto è davvero con gli uomini contati, e se ci può dire a questo punto le condizioni di Fiumeni. Tutte botte, tutte distorsioni alla caviglia, ripeto, distorsione alla caviglia, Riggio ha avuto di acutizzarsi durante la partita della caviglia, Favalli la stessa cosa, Stadella la stessa cosa, il campo non era in condizioni perfette stasera, poi piove, non piove, non era in condizioni perfette, noi che giochiamo soprattutto palla a terra, è chiaro che siamo penalizzati, siamo svantaggiati, quindi chi si occupa della manutenzione del campo, visto che non ci andiamo mai praticamente, perché abbiamo rispetto e sappiamo che il terreno di gioco è importante, dovrebbe essere un po' più presente, lo dico proprio pubblicamente così, una volta averlo detto personalmente, così almeno si dà una bella svegliata, perché comunque tutte distorsioni alla caviglia, tutte contusioni, distorsioni alla caviglia, niente di preoccupante, adesso vedremo nei prossimi giorni. Mi sarà del terreno di gioco contro la sicurezza, il terreno non dovrebbe essere. Ci adegueremo, però giocando in casa nostra pensavamo che fosse meglio e quindi ci siamo dovuti adeguare all'ultimo. Volevo chiederle invece se le hanno dato fastidio le ammunizioni che sono arrivate da parte dei ragazzi nella ripresa, quando magari qualcuna si poteva evitare che il suo circone in aula. No, alcune sono state giuste, poi a volte, ripeto, prendiamo queste ammunizioni perché non gestiamo correttamente delle situazioni in cui ci stiamo proponendo e forziamo la giocata, sempre per questa smania di voler andare a mille all'ora, a volte ripeto, bisognerebbe essere un po' più tranquilli. Quella che non ritengo giusta è quella, mi sembra, di Riggio, se non ricordo male, di Favalli subito nel secondo tempo, nel primo tempo, perché insomma il primo intervento ha chiamato subito a farlo, ma complessivamente le ammunizioni sono state anche giuste. Mister, buonasera. Forse si pensa ad hotel e si pensa ai gol fatti. Io le dico un numero, vorrei una sua impressione, che Catanzaro non ha preso gol in 6 partite in 10 su 10 disputate. Mentre per quanto riguarda i gol fatti in casa, il Catanzaro ha fatto 4 gol nei primi 25 minuti. Vorrei giusto una sua impressione riguardo a questi due numeri. So, questi dati adesso hanno poca valenza perché il percorso è troppo breve. Di certo noi cerchiamo di giocare un calcio votato, insomma, a creare situazioni importanti davanti, attacchiamo anche con tanti giocatori, però non perdiamo mai i riferimenti difensivi, gli equilibri difensivi. Questo è un gruppo che ci accompagna anche dietro. Sono giocatori che hanno qualità importanti, che stanno facendo bene. Al di là di qualche partita ci può stare così, qualche prestazione un po' di sotto, ma anche davanti ci sono qualità, è un gruppo che c'ha qualità, se questo percorso di maturazione passo dopo passo, perché poi ogni partita evidenzia degli aspetti su cui dobbiamo crescere e ce ne sono tante di cose da fare. Stasera è quello l'aspetto, dobbiamo imparare a gestire, non significa tenersi bloccati lì, rinunciare a giocare o buttare la palla avanti e rimanere sotto palla. Gestire il gioco, ad esempio stasera, significa andare a trovare i varchi giusti nei momenti giusti, senza forzare la giocata, e purtroppo tante volte l'abbiamo fatto, a volte con delle scelte individuali, e allora lì a un avversario che si sta difendendo e che non riesce ad aggredirci come si deve, perché poi dal punto di vista tattico le due squadre si contrapponevano in modi differenti e quindi avevamo sempre spazio e tempo per giocare, tante volte che abbiamo consegnato palla, allora sprechi tante energie, dai coraggio agli avversari attraverso la palla che perdi, anche scioccamente, meno male che le abbiamo perse tante negli ultimi 30 metri, allora rincorri, qualche volta prendi anche l'ammunizione, perché poi noi giochiamo un calcio aggressivo per l'intensità, la palla si potrebbe recuperare
quando si perde tutti dietro nella nostra rete di rigore, noi cerchiamo di recuperarla diversamente seguendo altri criteri, però partita dopo partita, questo è l'aspetto che dovremo analizzare e valutare attentamente. A Catania l'abbiamo fatto molto meglio, ad esempio, se non in alcuni momenti, questo aspetto di cui vi parlo, se non in alcuni momenti quando loro hanno cominciato ad andare sulla figura, hanno cominciato ad aggredire proprio l'uno con, uno contro uno, quasi ai limiti del regolamento, e anche lì bisogna avere maggiore personalità, non smorzare i ritmi, ma mandare un po' a bordo gli avversari. Stasera in questo non siamo stati bravi, troppa frenesia. Posso chiedere un commento sulla palla di Fabiano? Ma Fabiano è un portiere che abbiamo scelto, ha fatto bene, è stato sempre attento, pronto, con queste conclusioni da fuori, ha fatto un paio di parate importanti, c'è stato un infortunio iniziale di Riggio che aveva valutato male una traiettoria, che poi è scivolato ed è partito Rondò. Ha fatto bene, il portiere che abbiamo scelto è un portiere che ha qualità, un portiere che ha presenza, sicuro, poi il portiere ha fatto anche prepararsi. Ogni tanto, voglio dire, non vi dovete sorprendere se il portiere nostro fa qualche parata, perché fino adesso noi abbiamo fatte tante parate, però abbiamo preso il gol lo stesso, ma stasera sono state tutte situazioni con tiri da fuori pazzeschi, ormai hanno fatto buone parate, e su situazioni di palla inattiva dove loro hanno questa grande fisicità tutti, perché lo ripeto, questa è una buona squadra. Grazie.